Se uno apre una qualsiasi pagina di un giornale che parla di debito pubblico italiano, piuttosto che un sito web specializzato e così via, la prima cosa che capisce è che il debito italiano ammonta a circa 2.000 miliardi di euro. 2.000 miliardi di euro. In 70 anni di Repubblica Italiana, lo Stato, che è fra i più indebitati del mondo, ha accumulato 2.000 miliardi di euro. Oh, ma 2.000 miliardi sono un pacco di soldi. Ma allora sfido che in campagna elettorale tutti i leader politici si sono precipitati a rassicurare i mercati. Oh, sono loro che ci prestano i soldi. Eh sì, perché essendo l'Italia piena di debiti, ci sembrava giusto andare in Europa e di rassicurare tutti per quanto riguarda gli impegni sul contenimento della spesa pubblica e la riduzione del debito. Berlusconi si è precipitato in Europa a dare rassicurazioni. Di Maio è corso addirittura alla City a colloquio a porte chiuse. E Mattarella ha voluto persino dirlo durante il discorso con il quale comunicava la bocciatura di Paolo Savona a ministro dell'economia. Quasi quasi do un colpo di telefono anch'io. Pronto? Mi chiamo Costantino Rover e questa è la pillola del martedì di economia spiegata facile. Se questo video dovesse piacerti, metti un apprezzamento, lascia un commento e segui il sito economiaspiegatafacile.it, iscriviti al canale YouTube dove troverai tutti gli altri video passati e futuri, segui l'Economia Spiegata Facile su Twitter, su Facebook e soprattutto sul nuovo canale Instagram attraverso cui comunicheremo con le immagini. Per tutti gli approfondimenti su questo tema vi rimando a siti specializzati, a testate qualificate e soprattutto quelle cose che chiamiamo libri. Oggi però cercherò di darvi delle informazioni che dovrebbero riuscire a farvi uscire un po' dal loop di quei pensieri indotti dai mass media e soprattutto dovrei riuscire ad aiutarvi a collegare un po' di puntini che stanno sulla mappa sotto i vostri occhi, ma che non è così facile riuscire a vedere nel loro complesso se non si hanno delle informazioni aggiuntive rispetto a quelle che ci arrivano abitualmente dalla TV e dai media in generale. Lo scopo di questo video è quello di darvi delle spiegazioni in merito a una vignetta che ho pubblicato qualche giorno fa, la scorsa settimana, e di cui più di qualcuno mi ha chiesto delucidazioni. La vignetta illustra il trasferimento di derivati dai bilanci delle banche verso i mercati, verso la BCE, nel periodo in cui Mario Draghi ha dato vita al quantitative easing. Insomma, si parla dei debiti dei mercati. Innanzitutto vorrei chiarire che i mercati sono quella bestia nera che fa semplicemente il suo lavoro, che è quello di metterci a disposizione degli strumenti per fare più soldi senza dover far fatica e in un certo senso senza dover lavorare. E i soggetti che offrono questa possibilità non sono né più buoni né più cattivi di noi che, messi di fronte a un'obbligazione che rende di più e a un'obbligazione che rende di meno, optiamo per la scelta della prima senza occuparci dei riflessi che questa può avere nel prosieguo della storia. Ora tenetevi forte, perché se i dati delle fonti a cui ho attinto sono corretti, siamo di fronte a dei numeri veramente incalcolabili. Io stesso, quando ho fatto la vignetta, ero così dubbioso che gli articoli a cui ho attinto i numeri fossero ricavati da una errata traduzione dall'inglese, che mi sono fatto più di qualche problema e ho interpellato più fonti molto attendibili e soprattutto dei tecnici che lavorano nel settore. Infatti qualche giorno fa avevo ritrattato la vignetta dividendo tutti i numeri per mille, da quanto credevo fosse impossibile che le cifre che girano fossero reali e corrette. La vignetta che ho fatto ha lo scopo di sollevare più di una questione e la principale era proprio quella che è sorta con l'ultimo video che ho pubblicato, in cui mi chiedevo come mai il capo dello Stato fosse così sollecito a preoccuparsi degli interessi dei mercati e delle paure che questi avrebbero nel caso di uscita dall'euro dell'Italia. Mentre di debito pubblico, spread e altre cose ci occuperemo nei prossimi video, in questo vorrei portare la vostra attenzione a focalizzarsi sul binomio mercati e debiti. Ma veniamo al caso specifico che è simbolo del binomio mercati e debiti e che è l'oggetto della vignetta di cui vi parlo.
cui parlavo. Deutsche Bank. Il caso Deutsche Bank l'ho preso in esame durante la stesura del capitolo sul quantitative easing che sto scrivendo per il libro L'economia spiegata facile. Scrivendo quel capitolo mi chiedevo, nell'arco di tempo in cui si è svolto e si sta svolgendo, diciamo, il quantitative easing di Mario Draghi dalla BCE, quanti titoli tossici e derivati sono passati dai bilanci delle banche al bilancio della BCE oppure sono stati venduti al resto del mercato. In altre parole, mentre la BCE acquista i titoli di Stato sorreggendo il mercato e attirando su di noi tutte queste critiche e tutte queste prediche, le banche, utilizzando gli stessi strumenti che la BCE ha messo in campo in modo straordinario, non è che stanno liberando i loro bilanci da un bel po' di schifezze che avevano sul groppone? Ebbene, proprio Deutsche Bank, la principale banca tedesca, la Germania è sempre stato il nostro metro di paragone per giudicare noi stessi, le nostre inefficienze, le nostre furberie, solo negli ultimi 2 anni si è disfatta di circa 7.000 miliardi di derivati, passando da 55.000 miliardi a 48.000 miliardi di derivati a bilancio. Questo non significa che la BCE se li sia comprati tutti. Le banche hanno potuto agire per pulire i propri bilanci. Assurdo sono le cifre che ancora si trovano a bilancio della Deutsche Bank, che però comunque non è certamente l'unica banca, l'unica istituzione finanziaria in queste condizioni. Innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è un derivato. Un derivato è una sorta di titolo speculativo che può essere utilizzato per investimento oppure come assicurazione su un altro investimento che abbiamo fatto. Insomma, è come andare a scommettere su una partita in cui puntiamo sulla vittoria di una delle due squadre e allo stesso tempo, con un'altra puntata, cercare di tutelarci scommettendo sul pareggio. Nel caso in cui il derivato sia una sorta di assicurazione, ci assicura su eventuali perdite dall'investimento che abbiamo fatto, superi la nostra capacità di restituire il debito nel caso in cui il nostro investimento desse perdite superiori a quelle che avevamo preventivato. Avete presente il film Una poltrona per due? È diventato il film natalizio per eccellenza. Nella scena finale, i due vecchietti, fratelli Duke, della Duke & Duke, scommettono tutto sulla produzione del succo d'arancia surgelato che verrà fatto quell'anno negli Stati Uniti. Ebbene, se nel film avessero acquistato un derivato che scommetteva sul risultato opposto, derivati che ancora non esistevano, non sarebbero falliti. Pensate che solo Deutsche Bank ha in pancia qualcosa come 48.000 miliardi di derivati che sono scommesse, mentre a noi non arrivano i soldi per far funzionare le imprese e per arrivare a fine mese. Quei 48.000 miliardi rappresentano un debito rischiosissimo che misura 2.000 volte il capitale di Deutsche Bank e 14 volte il PIL tedesco. Molto spesso in questi derivati vengono investite le vostre pensioni, i vostri risparmi e ad essi sono agganciati i destini di molti comuni italiani che si trovano proprio indebitati a causa di questi derivati, che sono tutte scommesse che i comuni hanno perso in borsa. Quando è che lo Stato la smetterà di difendere i mercati da noi cittadini e dalle nostre scelte e comincerà a difendere i cittadini dai mercati?